E allora partiamo immediatamente, Inter campione d'Europa, dopo 45 anni, tifo goriziano, e finalmente guarda ste due. Ascolta, anche voi tenete per l'Inter? No. A noi no. Non ce ne frega, no, bene, niente, ha detto queste due gioielli. Queste preferivano altri sport. Benissimo, allora ha detto, caro Cesare, deve pagare un altro cappuccino. Un altro cappuccino, corretto. Benissimo. Corretto, perché sì. Cesare aveva pronosticato... Ogni settimana una bella vittoria con Cesare, ma scommettiamo meno 2000 euro a stavolta. No, Cesare. Scommettiamo ecco, altre un altro cappuccino. Ascolta qua. Ha vinto? Sì, ha vinto. 3-0. Per chi tieni? Inter. No, ma dico, il giocatore che ti piace? Non so. Non so neanche chi fa parte dell'Inter. È una grande tifosa proprio. Ha segnato due gol Milito. Ah sì? Allora? Posso, contenta. Allora saluto tutti i tifosi, no? Ok. Beh, probabilmente avrà il ragazzo che tiene per l'Inter. L'Inter, no? guarda questo, sembra Poltergeist. Anche gli africani tengono per l'Inter, Cesare, perché c'è la squadra che abbiamo è mezza... Di colore. Infatti sono metà nera e metà blu. Saluto Amedeo, eccolo là. Siamo Amedeo di Gradisca, figlio di Fabrizio e della moglie che non ricordo il nome. Questa atmosfera mi ricorda quella del 2006, Roberto. Sì. La ripeteremo quest'estate, l'11 luglio. La ripeteremo? Sì, la data è propizia perché l'11 luglio dell'82 l'Italia vinse il mondiale a Madrid, ecco, sotto qua gli occhi dell'allora presidente Pertini. Ecco, a me mi sembra che Cesare è molto entusiasta, probabile che forse l'Italia vincerà. Cosa dici? Io pronostico che vince il Sudafrica. Va bene. Perché ho anche la maglia del Sudafrica, ti ricordi, Roberto? Quella giallo e verde. Già, è vero, sì. Quella puzzolente, per intendersi. Porco cane. Bene, allora diciamo è finito questo. Con Cesare non scommetto più. È troppo facile vincere. Voglio essere vincente, perché con le prossime mi sa che perderò. Ascolta. Campioni noi, i tedeschi non ci sono, siamo solo noi. 2-0 di nuovo. 2-0, Italia-Germania 2-0. Hai visto, sono come professionisti però, Sì, professionisti del tifo goriziano. No, ma hai notato, tecnici sapevano de sia del 2-0 con la Germania, sì, sia l'Inter, hai visto? Bene, ma comunque niente da fare, adesso il grande Mourinho ha vinto tre coppe. Sì. Ha vinto la Coppa Italia, lo Scudetto. È diventato un piccolo Herrera. È un personaggio dopo 45 anni. Io voglio anche, come si chiama? Anche scusa un attimo, qual è il giocatore che ti piace? Milito, ha segnato due gol, eh? Quando diventi grande, con chi giocherai? Bene, con nessuno. Con nessuno? Come no? Papà ti porterà di sicuro, Non sei Ronaldinho tu? No. Milito. Sì. Ok, Milito, ciao. Caro Cesare. Bene, allora diciamo, io vorrei fare anche un omaggio a mio papà, perché mio papà, te l'ho già detto, sì, che nel 75, quando che è morto, sì, gli ho trovato in tasca il biglietto dell'Inter contro il Pro Gorizia. Che era venuto a giocare in amichevole. Ecco, guarda, gli ho detto. Ecco, allora ti devo dire, mio papà è proprio morto prima. E non riuscì ad andare a vedere. A vedere, e sono contento per lui che... Che a distanza di 45 anni da lassù ha potuto gioire per la vittoria della sua squadra, ecco, preferita. Ecco. Questa volta non guidata da Elenio Herrera, ma bensì da Mourinho. Ecco, allora un grande omaggio anche per mio papà, visto che è così. E poi ti devo dire, tu ti ricordi quanto ha vinto l'Inter? 2-0. No, ha vinto 7-1, caro. Ma di che partita stai parlando? Dell'Inter col Pro Gorizia. Ah, in quell'anno? Stavamo parlando di quello noi, Sì, no, non mi ricordavo un punteggio così rotondo. 7-1. Sì. 7-1. Sì, mi sono informato, Cesare. Sì. Mi sono informato e l'Inter ha vinto 7-1 contro il Pro Gorizia. Se c'è qualcuno che lo sa, ce lo mandi anche questo, un SMS. Però mi è stato detto, Sì, io ero andato a vedere la partita, ma avrei pensato... Beh, ma eri giovanissimo, dai. Avevo 15 anni. Allora scusa, ti puoi anche dimenticare. Salutiamo gli amici della Juve. Bene, allora vogliamo ricordare, questa è una grande festa, la potete vedere solo sul sito, perché noi la mettiamo solo sul sito, visto che in TV non possiamo perché c'è mancanza, non c'è spazio. Sì. Ascolta, Inter. A voi vi interessa l'Inter? Ecco, viva l'Inter, Cesare. Guarda, l'ha sbracciato fuori. Se io mi metto così, non mi alzo più, Cesare. Storto. Il colpo della strega. Ecco, Farobi. Sarei tornato. Hai visto? Allora? Campioni d'Europa. Allora, sì. Campioni? Campioni di tutto. Hai visto? Hai portato bene, Roby? Sono come una coccinella.
salutoni a tutti. Ciao a tutti i miei fan. Alla prossima. Va bene, ciao Roby. Saluto il grandissimo Roby, saluto il suo papà e la sua mamma Cesare. Ciao a tutti. Perché lui ha fatto l'inviato per noi. Ah sì? Allora un grande salutone, certo, mi ha commentato tutta la partita dell'Inter e tutto. Bene, allora saluto il grande Roberto e tutta la sua famiglia e vi ricordo, cari amici, ricordatevi sempre, Gorizia TV, sempre con voi, eh. Sempre con voi. Dalla mattina alla sera non ci stanchiamo mai. Potete vederlo, cliccarlo quando che volete, perché nel sito non c'è problema. Comando io comandis. Perciò possiamo andare in onda quando che volemo, signori. Andate a vedere il sito. Mandi a dos, busse in frus. Un bacio a tutti e viva Gorizia e viva tutto il Friuli. Viva il Friuli. Noi non faremo Cibuana con questo sito però. Niente Cibuana. Ciao a tutti.